anche questo, è in grado oggi di dirci i nomi delle persone appartenenti al clan Moretta? Sì, sono in grado di dirlo, ma non lo dico, sapete perché? Perché a me mi spetta di diritto di leggere i verbali che ho fatto. Avvocato, questo domanda di questa risposta. Se lei me li legge, allora vuol dire che io non. Avete messo fuori la carta dalla tasca, lui ha risposto, sono le persone che devo accusare. Così no, vabbè. Che devo accusare, le persone. Scusate, ma io ho tutto scritto, scusate. Ma lei lo sa bene che ho fatto 3.000 per male, non è un avvocato. La domanda di difesa risponde. Signor Presidente, vogliamo fare un'altra sono cosa. Sono in grado. Io confermo quello che ho detto. Sono in grado di rivalutare. Non devo dire più niente. Sono in grado di rivalutare. Vedete, io non ho sentito. Sono in grado, ma non parlate con l'avvocato, parlate con me. Sono in grado di ricordare. Vedete, qua c'è un grande avvocato. I nomi delle persone da vendicate. L'avvocato però, è un grande avvocato, un però, serio sia di principio di. Presidente, parla non è possibile. Ma non parlate da tutti e due. No, 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 è perché però, stanno facendo un sacco di confusione. Vorrei che mi avessi letto prima il dragatore da me reso. Non dare atto che il test ha tirato la tasca di paziente di carta e detto che qui non sono allegate. Il presidente dà atto che l'imputato, che il test ha estratto la tasca un foglietto di carta dicendo che in esso sono indicati i nomi delle persone che sono. E che ne so, fatevelo dire. Dite a voi, che sta facendo tutto l'avvocato. Che devo accusare? Ditelo all'avvocato, signor Presidente. L'avvocato vi sta dettando che adesso scrivendo. Ah, vabbè, quello che avvocato, allora provate a fare domande. Scusi, questo pezzo di carta dove lui dice che sta scritto che fa questi nomi è lo stesso che lui portò quando fu interrogato al giudice? No, quando no. Io vedete, io ma Baro, voi dovete rispondere da qua a noi a tribunale, certo, non Presidente, loro. Io stavo a Sergio Simone, si c'è la chiave. Scusa, la sedia si muove, non è che mi giro io. Questo pezzo di carta, quando l'avete scritto voi? Signor Presidente, io ho fatto 5.000 verbali. No, questo pezzo di carta. Capitemi attentamente. E questo pezzo di carta, io ce l'ho scritto da un sacco di tempo, dal giorno in cui sto collaborando. Ma se l'avvocato si pensa di scendere nel tranello per fare barba e allora il si pensa pezzo di carta, ha sbagliato partito. Il pezzo di carta. Un pezzo di carta. E stanno 5.000 verbali, quale pezzo di carta? Dall'inizio della mia collaborazione con la giustizia. Scusate, quando non si può. Signor Presidente, l'ha detto già, quando cominciamo a collaborare. E poi vedete che in tasca uno cade, nella cosa male si porta una pistola, un coltello, non deve niente. Va bene. Volete farsi condannare a testa? Vogliamo vedere questo qua? Sì, sì. Hai scritto che ce l'ha in tasca? Se l'ha scritto quando iniziò a collaborare? Avvocato, ma che sta male in me ne il test consegna. Dite che fa la stessa, sta calcio. Il test consegna il foglio di carta barra. Scusate. Presidente, ma che siamo alla prima elementare? Il foglio di carta sul quale. Me l'ha chiesto lei, perciò sì, sì. Quindi voglio mettere la richiesta del presidente, il foglio di carta. Siamo tutti pendenti. Sul quale sono indicati i seguenti nomi. Momento. Avvocato, ma che volete voi questo fazzecca? Che fate? Che andate avanti? Avvocato, non vi voglio rispondere più, sto in dovere. Avanti, dai, parlare qua. Basta, tu. Parlare con me, non parlare con l'avvocato. Presidente, ma questi che sono? Altri hanno da fare delle domande, lei dice brillantemente il dibattito, però consenta anche agli altri di intervenire. Adesso ha consegnato questo foglietto, dobbiamo dare atti che cosa contiene. Che volete sapere, avvocato? Che volete sapere? Finiamo di verbalizzare, presidente, finiamo di verbalizzare. Poi che facciamo? Senza sangue. Quando il test è fatto, ha dichiarato al giudice istruttore, ha fatto l'elenco dei nomi. Certamente non ha fatto riferimento al talento di cui egli disponeva, ha dovuto citare a memoria, ha dovuto citare. Ora in questa seduta egli ha già fatto dei nomi, ha fatto per esempio il nome del brigadiere di Chiarino. Avvocato, io devo dare atto che i nomi indicati qua sopra. Avanti, basta. Giudice,
chiudo bene. Allora non voglio sentire niente più. Allora, Cutola Raffaele, avanti, ma devo cambiare tattica, ma. Domenico Morelli. Ecco, non si può essere. Di Donato Carlo. Russo Antonio. Di Domenico Vincenzo. Senza il santo padre non si fa niente. Costantino Pietito. Pasquale Verde. Ranucci Geremia. Francesco Flagello. Pasquale Di Donato. Gennaro Chiariello. Antonio De Angelis. Musto Tammaro. Il presidente ha tesi atto che a fianco di ciascun nome è indicato anche il comune di residenza. È logico, mica sono figli ignoti, scusami. È giusto. Ti presento ancora atto che in calce alla carta vi sono scritte le seguenti parole: processo giorno 9. Lei mi ha mandato la citazione, che venga acquisita agli atti. Avanti. Domande? Sono una domanda, un momento. Ora, se non sono domande pertinenti non le ammetto, no, perdiamo tempo, stiamo dando un sacco di tempo. Tra le persone indicate, ecco, c'è anche il nome di Chiariello. Sì, sì. Ora vorrei capire come si concilia questa accusa nei confronti di Chiariello con quello che disse a suo tempo, soprattutto laddove voi avete scritto lui. Qua anche il nome di Chiariello Gennaro. È logico. Fa parte o non fa parte di questo caso? Ve l'ho detto, non sa niente Chiariello Gennaro. E perché l'avete scritto qua dentro? È perché, giusto? È per dirvelo, signor Presidente. È per? Per dirvelo che Chiariello Gennaro non esiste in queste cose. Contestata al teste. No, dovete rispondere alla mia domanda. Contestata al teste. Ha richiesto il pubblico ministero. Non c'entra Chiariello. Che nella lista è indicato anche il nome di Chiariello Gennaro. Il testo risponde. L'ho scritto soltanto domande che faccio io. Vabbè, ma quello che dice lei, l'avevo risposto. Avvocato, voglio fare domande? Avanti. Domande pertinenti. Allora fai ancora una domanda io, avvocato. Allora voi avete scritto qua dentro, perché qua ci stanno sul flagello Francesco. Come è chiamato questo flagello Francesco? Non lo so, c'è un soprannome? Non lo so, signor Presidente. Domande risponde. Se lei si non così... so. Sì, no, il flagello Francesco ha un soprannome. Confermo quello che ho detto e basta, non voglio parlare. Per me è sufficiente. Tutto a posto. Aspettate. Sapete, sapete se questo flagello ha dei nei, del viso o qualche cosa? Non voglio parlare più, voglio parlare più. Confermo quello che ho detto e basta. Perché qua mi sembra che io parlo e lei si nervosisce. L'avvocato si nervosisce e pare che arriva ma. Sì, io ho fatto di tutto quelle che non c'entrava proprio col processo, non chiamava di grande greco. Mezza parola. Dite che volete dire. Lei si è innervosito, scusate. Ma io per quello che sta succedendo qua, non per voi. Io gli volevo dire, vedete, che quando si fanno delle telefonate si possono fare mille voci. Quindi, perciò fate bene attenzione quando date una sentenza e che risultate attentamente bene. Questo lo sappiamo. Se Pasquale balla. Fa una telefonata per Cutolo, io posso fare la voce di Cutolo. E ve lo dimostro voi, in e tante volte. Facciamo dei sequestri di persone. Domanda del spontaneamente di chiaro, è possibile che nel corso delle telefonate io non lo so. Si possa camuffare la voce. Ma mille voci, signor Presidente, la mille voce, sequestri la di persone. Avvocato, domande? Presidente, mi consente, se conosce di questi dibattiti che ha fatto lei. Avvocato, non conosco nessuno perché no, non devo rispondere. Dovete rispondere a me, non all'avvocato. Vabbè, voi avete indicato questi nomi, conoscete di persona? No. Nessuno, solo no. Cutolo conoscete di persona? Sì, solo Cutolo. A domanda difesa risponde. Noi ci conosciamo da partire, siamo di 8 a. Così, le persone indicate qua dentro, indicate sulla foglia di carta,
conosco soltanto Cuto Raffaele, che voi siete compaesani di Cuto Raffaele. No, stato da bambini, signor Presidente, ci conosciamo da bambini. Con il Cutolo ci conosciamo da bambino, perché siamo compaesani. Domande? Qua, signor Presidente, quasi, gli avvocati qua stanno parlando, però non mi fanno dire la parola. Domande? Qua si dice, ogni reato Cutolo. Cutolo, 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 Cutolo e Cutolo. Perché? Perché Cutolo sarebbe il capo di società. Ed esatto. Ha avuto un braccio. Ma se voi prima lo accusate, no, io non sto dicendo, signor Presidente, questo, io parlo di una maniera e lei mi risponde di un'altra. Ritornando al fattore di altri pentiti che mettono sempre a Cutolo, si mette quando veramente lui è colpevole. Se non è colpevole vuol dire che non sa niente. Come va, signor Presidente? Non posso verificare. Dunque, Barra, siete qua, sennò qua non si va avanti. Chiariello, dite che sta scritto qua per farmi capire che è innocente. Lo conosco a Chiariello, è innocente. Portatemelo, portatemelo. E tutti questi nomi che stanno qua, sì, fanno parte sono di tutti camorristi. Chiamatemi a Chiariello qua, per cortesia. Domandato al teste. Non c'entra, signor Presidente. Sì, le persone indicate. Sul vostro nome non c'entra, Chiariello. Voglio impagare Cutolo, non c'entra. Le persone indicate nel foglio di carta. Cutolo, se fa un camorrista, fa il camorrista. Fanno parte della camorra. Il brigadiere, che c'entra? Il brigadiere camorrista, chi è il brigadiere? Il testa risponde. Eccetto Chiariello, che è innocente. Tutti quanti gli altri sono parte della, sono camorrista. Anche io faccio parte, signor Presidente. Facevo parte della nuova comunità organizzata, ma ci vuole bar, eri il numero uno. Ma la buona, insomma, ma mi sono venduto. No, si mette giù, ce ne fotta. Ma che c'è? No, non è niente di più. Domande? Una alla volta. Chiariello, sì, lo sappiamo. Sì, sì. In questo il Pandico ha mai riferito di aver detto bugie su Chiariello, cioè di averlo accusato di sì, sì. Mi diceva questa giustamente? E io sì. Allora, domanda difesa di Chiariello risponde. Avvocato, non è che vi voglio dare ragione, se avete torto vi devo. È la realtà. Ma scusate, lei mi deve dire, un brigadiere di un carcere. Se Cuto l'avrebbe detto. Durante la. Fammi la telefonata. Un brigadiere doveva andare a prendere. Il brigadiere di cui è stato. Ma lui poteva andare dove voleva, ma scusate, ma perché non telefona lui? E portare una scuderia alla casa. Mi ha confessato di averlo accusato giustamente. Si può avere a Chiariello qua? Avvocato, posso fare un confronto con Chiariello? Non capite, no? Voglio fare il confronto con Cutolo. Senti, Barra, voi è un avvocato, fatemi completare. No? Signor Presidente. Tutte queste domande, poi certamente sfugge il nocciolo della questione. Voi, quando Barra vi ha detto, no, io l'ho accusato giustamente, voi l'avete Pandico, Barra, come dice Pandico. Voi avete, allora perché l'ha accusato a questo Chiariello? Non avete fatto le vostre dimostranze? Signor Presidente, vedete, chiedete attraverso la caserma dei carabinieri, il quale venne può dare atto un attimo dove sta il signor capitano. Perdonate, signor capitano. Ma vedete qua, ma la persona. Ti voglio rispondere. Signor Presidente, ma vuole la. Dite. Signor capitano, lei mi può confermare che io sulla caserma dei carabinieri volevo picciare Pandico? Presidente, che come io faccio le domande vostre, voi dovete rispondere le domande. Sì. Allora è bene che lui ha detto perché lo fa? È per mezzo di questo fatto. Il capitano sta scherzando. Il capitano, voglio dire. Ma non ci stiamo capendo, signor Presidente. Lei mi ha chiesto. Allora, fate la domanda. Non ne conosce, ha detto. Un attimo, avvocato, vi voglio rispondere. Voi conoscete che sono questi nomi, queste persone detenute? No, vi dico perché, e vi dico, e posso spiegare il perché, ma se mi si fa una domanda, perché non mi vuole la risposta? L'avvocato insiste a dire, vuole sapere se io conosco a questi detenuti.
Signor Presidente, seguitemi eternamente. Se io sono un capo di società, giusto, e mi trovo dentro da 14-15 anni, fuori vengono fatto 20 camorristi, io li posso conoscere di nome, non di persone. Scusa. Quindi giustifica, va bene. Se non li ho conosciuto. Non conosco personalmente. Però specifichiamo questo. E poi diciamo perché. Non conosco personalmente gli attuali imputati. Insomma, è una cosa normale questa. Perché se un capo camorra è detenuto a 14-15 anni. E fuori vengono fatti dei camorristi, lo mettono a conoscenza del nome, ma però non lo può conoscere personalmente, si poteva conoscere prima. E mi vengono riferiti solo i nomi. No, no, signor Presidente, vi voglio dire un'altra cosa. Prima, vedete, insomma, è logico prima... che non li possa conoscere personalmente. Vedete, questi nomi, da chi li ha avuti? Io perché lo... Silenzio! Ma l'avvocato domanda questo, voi non li conoscete personalmente, sì. Perché siete da 14 anni di sì. Ora da chi hai che come avete conosciuto queste, a me mi mettevano persone, una conoscenza, queste persone? Ma tutti mi mettevano a conoscenza, signor Presidente. Si sì. Sapeva, scusate, arrivavamo l'imbasciata dentro, disse che è stato fatto. Se voi tramite chi si è saputo? Ma tramite tante persone, no, non vi posso fare un solo sigolo di domanda. Domanda difesa risponde. Le risposte. Tutti lo sapevano. Le domande arrivano di tutte le maniere, scusate. Tutti lo sapevano. Perché le voci arrivano. Dire che io vabbè. Tramite tante persone. Chi è io? Una persona a parte. Una alla volta, avvocato. Una alla volta, avvocato, non vendiamo in giro. Ma il bar è un testimone, voi non dovete fare tante cose, una alla volta, sennò pure lui poi. Ma il testimone come un altro. Signor Bar, se cortesemente. Come mai, se tu tenevo tutto questo elenco, non li conoscevo di persona, ma tenevo questo elenco, ha fatto perché l'elenco in realtà dal giudice di pezzi al giudice di fine. Alcuni di questi nominativi, molti furono certamente quell'elenco, né in quello, né alla procura della Repubblica della Repubblica. Questo è caccia perché? Ma questo lo deve chiedere al giudice. Ma avvocato, domanda, questo, forza. E che ne so, scusate. Questo ho bisogno chiedere al magistrato, mica a me. La difesa dell'imputato. Scusate. L'avvocato Basile. Casillo. Basile. Basile. Basile Amore. L'avvocato Basile chiede che venga posta al test la presente domanda. Non ho capito cosa avete detto, signor Presidente. Casillo. Sto dettando. La presente domanda. No, ha detto è morto, chi? Casillo. Casillo. È una disgrazia successa. La presente domanda. Se il test ha fornito a certi giudici istruttori i nomi dei componenti, elenco completo, dei componenti vari clan, come mai? Alcune delle persone indicate in questo foglietto non risultano là. Non risultano negli atti elenchi. E chiedete il pubblico ministero si oppone perché non betterebbe. Chiedete la loro. Il tribunale rigetta l'istanza perché non betterebbe. Domanda. Presidente, io credo. Ma se voi anche gli avvocati, voi litigate perché fare domande, qua non ci andiamo più. Ormai che si sapete, se ciascuno dei avvocati, da una sola persona o da tante persone, e se ci può fare questo? Ed eventualmente la descrizione di un giudice di chi o di chi? Ma lui ha detto che l'unico persona ne conosce, ha usato i nomi, quindi come fa la descrizione, avvocato? Solo i nomi, quindi non conosce nessuno. Io vi posso descrivere solo quello che io ho fatto. Vabbè, non mi preoccupate di voi mi volete dire permettetemi, l'avvocato no? Sì, dovete rispondere qua. Voi dice, avete avuto per ogni una di queste persone un'indicazione da parte, oppure uno va detto tutti quanti questi qua fanno parte. Signor Presidente,
quanti carceri stanno per le galere, quanti quotidiani stanno per le galere, quante volte ci incontriamo e quante volte si parla, la prego. Mosse l'avvocato. È logico, ma gli avvocati fanno domande. Ma per carità, io rispetto e riguardo per l'avvocato, però se l'avvocato mi comincia a dire. Domande risponde. Me ne dica perlomeno uno. Presidente, di che cosa mi devo dire? Quanti carceri si girano? Quanti carceri si girano? Quante persone si incontrano? Quante persone ho ammazzato? Volete dire questo? Ah, non mi interessa. Si incontrano. No, se lo volete sapere ve lo dico. Non mi interessa. Erano anche i camorristi quelli che ho ammazzato. Quante persone si incontrano? Perché e se dice ma quante persone ho preso i nomi dei camorristi? Se l'avvocato dice, esatto, domande. Voglio sapere i nomi, allora io vi dico solo quelli che ho ammazzato. Non ci interessa. Ho preso i nomi anche con le descrizioni. Come sarebbe descrizione? Ma quale descrizione? Non interessa questo. Ma voi che saputo sotto? Ma avvocato, ma l'ho detto già prima! Non conoscete, non conosco che ho notato, solo i nomi ha avuto. Ma che mi interessa? Scusate, a me i giornalisti mi hanno cacciato un altro nomignolo, l'animale. Grazie. Non ci interessa questo, parla. Grazie, mi sta bene. Mi hanno detto animale, sono animale. Barra. Vedete voi perché si è preso. Voi avuti, Barra Pasquale, scusate a me, voi avuto i nomi? Nome e cognome o anche nomini di queste persone? Non mi interessa. No, a noi interessa. No, signor Presidente. Solo i nomi e cognomi. Domande rispondo. A me mi hanno difesa detto. Rispondo. Ho avuto soltanto il nome e cognome delle persone indicate. Ma perché se lei mi chiede vicino a me, ma avvocato, la prego. Se lei mi dice. I nomi indicati nel pezzetto di carta, ma non anche i nomignoli. Ma avvocato. un attimo, avvocato, signor Presidente. Se lei mi chiede Raffaele Cutolo come si chiama, allora io le dico Raffaele Cutolo. Lei poi mi dice Barra, deve rispondere solo alle domande. Barra, concesamente non può parlare quando la domanda voi non Foglio, è stata posta. Barra, il presidente dirige il dipartimento e lei deve rispondere alle domande. Davanti al giudice istruttore hai indicato i nomi delle persone secondo voi facevano parte del clan. Sì. Poi adesso ti ho chiesto se sapevate anche i nomignoli. O hai detto no, non mi furono indicate dalle persone che avevano riferito questa nota. Invece, rivedendo gli atti, quando avete parlato con il giudice istruttore, avete detto anche i nomignoli per ciascuno di essi. E non mi ricordo, signor Presidente. Ma vuol dire, ma io ho fatto 5.000 verbali, scusate. Ma contestato il test che deporre davanti al giudice istruttore, volume quinto, foglio 102, hai indicato anche i nomignoli. Il testo risponde, ora non ricordo. Ho fatto 5.000 verbali. Ho fatto 5.000 verbali, per forza. E poi, esatto, bravo. È un parecchio avuto pure lui. Grazie, signor giudice. No. Grazie. Parecchio pure lui abbiamo letto. No. Quello per la libertà. No, tu, io... no, avvocato. Per fortuna queste cose si sono chiarite nel corso. Ma... Però il mio disappunto è stato questo, è quello di non aver potuto manifestare il tuo pensiero. Prima che lei desse lettura di quell'elenco, su cui sono risultati anche i nomignoli, se non mi sbaglio. Allora, no, qua nessun nomignolo. Ad ogni modo, agli atti, certamente risulta che il Barra ha indicato i nominativi di 12 persone con i relativi. E poi 102. Mentre il Barra faceva dei nomi qua, ne ha fatto due, ne ha i nomi di Aero e i nomi di Morelli. A proposito, qua la lettura, Morelli adesso. Ora io casirei. No. Guarda prima parlare, San Cipriano, perché è stato detto così, il pubblico all'esterno da mia, che ha eliminato il governo come originale di Alessio, che io adesso non l'ho sentito, non l'ho sentito io. No, ma non lo so, io non l'ho sentito. Non c'è più dubbio che lo possiamo fare a due, ma io non l'ho sentito. Come lei? Io non l'ho sentito. Quel foglietto, esatto, dice pare che è stato scritto fin dal momento della sua comparizione davanti al giudice istruttore. Ma avvocato, voi state poiché oltre ai nomi c'è qualche aggiunta di cui non posso parlare per impedire ragioni. Parlo io. Dove Parlo io, avvocato. C'è qualche aggiunta. Sì. Ma voi vi spiego subito. È mai intervenuto una modifica o a fare delle aggiunte dopo che ha presentato quel progetto davanti al giudice istruttore? Perché questo foglietto ha presentato il istruttore, che glielo dice questo? No, quando mai? No, ha detto semplicemente che l'ha scritto da allora. Ma che lei, ma non che l'ha consegnato. Eccolo qui. Non ha detto mai che l'ha consegnato. Ebbè, questo l'ho messo già in mano, avvocato. Avvocato, ma fate domande più pertinenti, non è? Se confermi o meno. Avvocato, non mi rispondo. Voi volete fare domande che mi interessa. Che volete sapere voi?
tu li ha dichiarati, che Morelli è l'ultima di aperto. Non l'ho sentito questo. Devo far sapere adesso. Presidente, posso dire una cosa? Sì, dopo la... Stavocato, non si rende conto che sta dicendo quello che dico io. Gli spiego perché. Perché a me Pandico mi disse che il brigadiere Chiariello aveva telefonato a Morelli, che Morelli doveva telefonare alla casa Cutolo dicendo fai venire a Carolina. Non è vero. Comunque la domanda è questa. Morelli domenica, Morelli, sapete dov'è? Sapete dov'è Morelli? San Grispano. Questo è scritto Casandrino, ma Casandrino. Morelli Domenico è di San Grispano? Eh? O Casandrino? Casandrino. Che è un paese vicino a Casandrino, la stessa cosa, che è un paese vicino a Casandrino. Fate parlare all'avvocato, è lo stesso. Fate parlare a voi. Quello che fa l'avvocato sta tutto ben fatto. Va bene, domande? Ma posso andare? Ma perché siete così? Scusate. Avvocato, perché viene così? Non parlare con l'avvocato, scusate voi. No, l'avvocato, fate le domande. Non mi ricordo niente. Ma ha detto che non ha detto, avvocato, qua è Lomignoli. Perché vogliamo fare le stesse cose? Non ti ricorda. E Lomignoli. L'ha detto o non l'ha detto? Ha detto c'è una volta. E io gli ho contestato questo. Prima gli ho contestato e tu non ricordo. Avvocato, ma scusate, ma perché se non ti ricordo? Non capisco. Io non lo so. Signor Presidente, mi permettete di dire una cosa? Dite tutto. Qua c'è l'avvocato Massa, vedete, non parla male. Un grande professionista. Voi non potete giudicare gli avvocati, se lo fanno non va. Allora noi e basta, avvocato Basile. Un bella mano, vedete, ascolta solo, qua a un momento opportuno ascolta. Avvocato Basile, dite. Ma per la voglia bene, avvocato, ma se lei strilla così, parlo io, ma che sta buscita? Se sentite chiamare da bar, ma si alza anche l'avvocato. Ah, vuol dire che è grado a bar, va bene. Va bene, avvocato Basile. Ma resta. Oggi credo. Che? C'è un capozzone. Che cosa? È vero, scusate una domanda, è vero che ci sono varie zone nelle quali sono distribuiti i compiti dei vari componenti dei vari clan. È vero questo? Vari clan, sembra, diciamo, no, i clan sempre facendo parte NSO, i vostri. A Sant'Angelo c'è un gruppo di persone, Tarzano, altro gruppo. Signor Presidente, è vero questa no? Sentite. Questa è la domanda che fa l'avvocato, io. Posso rispondere? Sì. Rispondo lei riguardando anche l'avvocato. Sì. La NCO vuol dire nuova camorra organizzata. Questo lo sappiamo. Giusto. Poi, che vuol dire? Per me. Guardate qua. E fatemelo rispondere, scusate. Non devo rispondere, no, parlate qua. Però lui che avvocato... Allora cosa vuol dire questa? Scusate, Presidente. Dite. Qua non si sta parlando della 'ndrangheta calabrese. Sapete cosa vuol dire la 'ndrangheta? Che calabrese, la mafia è siciliana. È la camorra esisteva qua. Ora questa NCO era una sola famiglia. Chi era più dritto di saper comandare, comandava. In un paese c'è un capozzolo, un camorrista, un carrista, non ci sono, sì, c'è sta chi che capisce ciò. C'era persona, un esponente maggiore faceva. Ora io vorrei rispondere all'avvocato. Lei cosa intende dire come capozzolo? Camorrista, carrista? Parlate qua, c'è una parola di qua. Carrista. E lei cosa mi sa? Ma la barra, c'è una parola con me, poi le domande sì. Presidente, che volete sapere voi? È molto carissimo. C'è ogni zona, c'è zona Sant'Angelo. C'è un rappresentante allora, diciamo così. Ognuno, abbiamo visto di quel paese, faceva parte della zona, naturalmente. Non è che potesse far parte di una zona diversa. Chi ve l'ha detto? No, questo
Questa è la domanda che vuole sapere lui. Siccome l'avvocato ha detto sgarrista, allora io voglio dire. Come ha detto l'avvocato? Sgarrista. Ah, sgarrista, sgarrista. E che vuol dire avvocato sgarrista? No, no, avvocato Bassino, ma voi ma ve l'ho detto prima, io può darsi che. Domanda risponde. Signor Presidente, io so fare una cosa che gli altri la faccio. Sgarrista, camorrista. Poteva essere anche di un paese diverso. Ma per senso. Domande? Due sostanze. Se il marchello francese, che è quello che siete trovati, il marchello francese, parla che cosa ricorda il nome e cognome? Niente. Sono il nome e cognome, ricordo. Domanda di. Che c'è qualcosa di strano? Di Francello Francesco non ricordo, ricordo solo il nome e cognome. Niente. E basta. Poi. Segui. Posto che c'è questa organizzazione che ci sono dei vertici. Quali vertici? I soldi imposti che vengono commessi devono essere comunicati ai vertici. O si possono verificare? Cioè, praticamente la cosa è questa, ci sono. Questa organizzazione ai capi, no? Ai capi. Tutto quello che avviene in un ambito, una zona, viene comunicato a questi dirigenti. L'ho spiegato prima, signor Presidente, l'ho detto prima, l'avvocato forse non mi ha seguito. Non l'abbiamo sentito, prima ho detto, riferendomi a tutti i pentiti, ho detto, ogni pentito fa il nome di Cutolo. Cutolo. No, aspetta. La domanda allora, è un'altra. Sì, ho capito. E poi non va bene, dite. Ma io mi volete far finire. Va bene. L'avvocato vuol dire, se un delitto viene ammazzato una persona, ne deve essere a conoscenza Cutolo oppure no? Ma sentite, io parlandovi quando ero camorrista, se avevo il tempo di mettere a conoscenza Cutolo l'avrei messo, ma se il tempo non l'avevo io uscivo. Domanda rispondo, non sempre. Scusate, io non ho il tempo di avvertire. Dei reati commessi, non sempre, dei reati commessi. Dai componenti. Io accuso Cutolo quando c'entra, quando non c'entra non lo posso accusare. Se a me uno di organizzazione, Presidente, no, sto dettando. No, non sta dettando bene, signor Presidente. Non veniva portata. Non sta dettando bene. A conoscenza. Sapete perché? Perché se io camorrista incontro a uno della nuova famiglia che era partito di Valentino, non ho tempo di avvertire Cutolo, mi faccio ammazzare. No. Lo vado a ammazzare, scusate. E poi roppo di da giucise. Con me. Alle volte non c'è nemmeno il tempo per avvisarlo. Scusate, vi voglio dire un particolare, signor Presidente. Adesso Cutolo si trova all'asinale, giusto? Cutolo si trova all'asinale. Se succede un omicidio per quanto concerne i camorristi per le galere, io voglio sapere come fanno ad avvertire Cutolo. Se all'asinale, all'isolamento, io ci sono stato prima di Cutolo. Vabbè, adesso intanto. Poi può darsi. Domande? E come fanno la partita? Vogliamo chiudere? La si sta sempre giù. Vogliamo chiudere? Non lasciamo la mia vita. Ma che state scherzando? La mia mamma sta brava. Va bene, giusto. Sentite, parlo. Voi dite che quando c'è... non c'è tempo, si può avvertire, però dici il giudice, comunque se c'è del tempo si avverte o no? Ma se c'è del tempo si avverte, però vi posso dire una cosa, signor Presidente, se lei me lo consente. Certo, non tutte cose si portano a conoscenza del caso. Ma mi permetti, signor Presidente, ma mi deve consentire un... Prego. Poi non parlo più. Anche perché stiamo parlando... Qua molte persone, stiamo parlando assai, esatto, molte persone, molti pentiti stanno accusando Cutolo di tanti e tanti e tanti omicidi. Quando gli avvocati dicono, chiedono la perizia di Cutolo, che Cutolo è pazzo, non è vero, Cutolo è un bravo giovane. Io lo accuso se è colpevole, se è colpevole lo accuso in piena regola, se non è colpevole. Volevo aggiungere questo. Se una camorra, un'organizzazione criminale, come lei dice, ONF o Nuova Famiglia, comanda un gruppo di camorristi a fare ammazzare a qualche famiglia di qualche pentito, l'ammazzano sì o no? Penso di sì, no? Non è che vanno a mettere la bombicina quando non c'è nessuno. A camorra o ammazza o non si muove. Cutolo non ha fatto ammazzare nessuno. Fino adesso, per quanto concerne i venditi. Ora i venditi. Perché ne ha fatta 5. I venditi. Quindi il bombatello sarà fatto metto loro. I venditi attribuiscono. E il bombatello sarà fatto niente, no? Per farsi capire che sono pentiti. Hai capito come sta facendo? A me la bombatella non manda. Cutolo. Tutti i reati. È la realtà. Avvocato, forse va a trofile, tutti i reati. Che vengono commessi da qualche componente del clan.
Barra non può Barra, parlare qua, con gli però, avvocati, lei direttamente deve rispondere però, alle domande del Presidente. Però, è che c'è un incontro con l'avvocato. Se Scutolo è colpevole accusa, se no io non lo so. Allora. Ma poi se si può per quali, se c'è il tempo, se c'è possibilità, l'abbiamo scritto avvocato. Sul tempo da avvertire si avverte, se no l'abbiamo vista per qua, sì sì. Signor Presidente, io vedete, gli avvocati che mi fanno le domande possono dire questo. No, è stato tutto scritto. Posso, leggetemi un po' più su quando ha detto lui, quando c'è tempo si avverte il sum. Signor Presidente, ma vedete, io ho ammazzato il comandante Silvio. Perdonatemi, pace a Antonino Cuomo. Quando io l'ho ammazzato al carcere di Poggio Reale, io e Raffaele Catapano l'abbiamo accoltellato all'aria. Raffaele Cutolo stava nella cella per fatti suoi, non sapeva niente. Era mio dovere avvertire Cutolo, no? Non l'ho avvertito, dopo dico Cutolo come avevo pensato, pensi. Non sempre veniva avvertito, nemmeno preventivamente il Cutolo, va bene. Allora chiudiamolo. Non sempre si avvertito. Ad esempio, quando io posso mettermi in mano. Presidente, lei ha messo agli atti, ha messo a verbale che se Cutolo è colpevole, io lo accuso. Se non è colpevole, abbiamo scritto 10 volte. Io vi ringrazio. 10 volte, Paolo, facete 11. Ma sai, 11. Il Cutolo era nella cella a fianco e non sapeva niente. No, niente sapeva. Esatto. Niente sapeva. Niente sapeva, abbiamo scritto. Voi se vi state distratti, non sentite? Potete chiedere a Giuseppe Serra che era all'aria. Vabbè, allora potete portarlo via. Allora, a questo punto, no, no, non c'è niente, aspettate giù, non lo so che succede, si chiedono qualche confronto, aspettate, venga qua. Ma che confronto? Confronto con chi? Chi lo vuol fare? Sono i nomi, che confronto è? Voi chi siete? Ma lui non mi conosce proprio. E vede qua, che io ho un nome. Aspettate. Il confronto su che cosa? Prima di cosa? Su che cosa il confronto, Presidente? L'avvocato, chi è l'avvocato? Il microfono a... Che cosa deve chiedere? Se no comincia a parlare. Che cosa deve chiedere, in gabbia e chiesto di essere se c'è bisogno vi chiamo con Barra. Vado a voi che cosa voglio dire? Dovete domandare a me che cosa voglio dire e basta. Alzate un po' qua, voi chi siete? No. Silenzio, voi siete Barra ha detto che non mi conosce. No, ha detto che volete sì, mi conosce. Solo il nome, come io ho detto che non conosco Barra, mentre invece Barra mi conosce. Se io sono se un camorrista, Barra dovevi ricordare dove mi ha incontrato. Barra a me mi ha incontrato a qualche parte. Dove mi ha incontrato? E io so dove mi ha incontrato. Chiamate Barra e glielo dico dove mi ha incontrato. Io non ero lui.
se era con Morrisco lo dovevo sapere e ricordare, mentre invece si ricorda solo i nomi, non lo so, forse chi gliela ha data, non lo so, il mio nome è per comunque nomi. Parlate dei vostri interessi, non mi conosce proprio. Lo so, però ci sta, ha ritrattato tutte le accuse di bar, non vanno nei miei ricordi. Tu comunque hai detto, lo so, signor Presidente, non lo so, non ho capito bene. Spontaneamente il detenuto, l'imputato Moroni Domenico, e dichiaro: il bar ha dichiarato di non conoscermi. E del resto anch'io ho dichiarato di non conoscerlo. Però noi ci siamo incontrati dove? Ci siamo incontrati nel carcere di Napoli. Nel carcere di Napoli quando? Al padiglione Milano nel 75. Nel 75 al padiglione Milano? 74, 75, 76. Vabbè, intorno al 75.